Beh, tanto per cominciare, vedo una bella platea, non la vedo così vuota, insomma. Diciamo che è una sensazione che abbiamo provato pure noi, anche quello che diceva Micaela prima, diciamo che di un sistema che tende a essere ermetico, che quindi cerca di combattere, se non combattere, escludere qualsiasi cosa che sia diverso e che sorga dal basso. Quindi alla luce della nostra esperienza, e visto che vedo delle assonanze, vi dico tranquillamente continuate ad insistere. Quindi quello che spero è che alla prossima riunione, quindi la prossima volta che vengo a una riunione di cambiamenti sia finalmente riconosciuta come sindacato. E noi in tal senso, perché non comprendiamo il motivo per cui qualsiasi voce che sia, come dire, diversa dal coro non debba essere riconosciuta. Mi ricollego a quello che diceva prima Andrea, cioè qua parliamo di una società di trasporti che è praticamente monopolista del settore, fatto appunto esclusione per il 20% che viene dato a Roma TPL, e appunto i privati che, come diceva Andrea, dichiarano di guadagnare in maniera matematica e sistematica dalla gestione del servizio, e quindi non comprendiamo come sia possibile che questa società continui a perdere 150-200 milioni di euro all'anno. E sinceramente, assessore, dopo 2 anni che questo persiste, perché qua iniziamo ad essere quasi a metà della consigliatura, qualche domanda ce la stiamo facendo su quello che si sia o non si stia attuando per evitare che questo continui ad avvenire, e se c'è una reale volontà che questo non avvenga e quindi non ci sia, come dire, un progetto, chiamiamolo così, di privatizzare questo servizio, cosa a cui noi ci opporremmo con tutte le forze. Sinceramente ci sembra che i provvedimenti che si stanno mettendo in campo, e mi riferisco soprattutto alle linee guida di cui si parlava poc'anzi, non vanno in quella direzione. Non ne faccio solo una questione quantitativa, ma anche una questione qualitativa, perché qua purtroppo nei contratti di servizio e nelle linee guida si continua a parlare esclusivamente del dio chilometro, ma non si parla mai, e sarebbe il caso di farlo, della qualità del servizio. Perché, vedi, a parte che comunque le corse sono state ridotte, quindi anche i chilometri sono stati ridotti, perché sono calati di circa un 20%, qua si parla di 101 milioni di chilometri, quindi corse ridotte in nome di una razionalizzazione che non è stata una razionalizzazione. Qua parliamo di un taglio di 70 linee e di quasi un 20% del servizio, ma soprattutto non si parla della qualità, perché per esempio io prendo il 60 tutte le mattine, l'ho preso anche stamattina da Piazza Primoli a Piazza Venezia, ma inutile che noi scriviamo che il 60 ci mette 30 minuti alle 8 del mattino, se poi quell'orario non lo può mantenere, lo si addebita al traffico di Roma, e quindi neppure quei 101 milioni di chilometri andremo a percorrere. Io mi chiedo, con questa qualità e questa quantità, come pensiamo di affrontare il giubileo del 2016 con la qualità di questo servizio? E allora mi dico, perché non facciamo le cose che realmente servono? In questa città noi stiamo continuando a spendere, tanto per farle un esempio, lo sa che ne attacchiamo molto su questa cosa, su una maxi appalto con 1,5 metro, di cui stiamo continuando a spendere 300 milioni di euro al chilometro, e c'è stato anche un accordo che ha fatto questa giunta, con cui, come lei ben sa, sono stati quantomeno riconosciuti, 90 milioni di euro in più al general contractor. Perché invece non facciamo quello che realmente serve per aumentare la qualità del servizio? C'è il buon Enrico Stefano, che si batte su queste cose, ha fatto per esempio una proposta di delibera sulle corsie preferenziali, che sono quelle che realmente servono per migliorare la qualità del servizio. Perché questa proposta non la discutiamo? Perché non viene portato in aula? Non va bene? Emendatecela, non va bene? Bocciatecela, ne faremo uno il giorno dopo.
Perché non si parla mai di mobilità sostenibile? Perché non si fanno le piste ciclabili? Perché non si fanno le corsie preferenziali? Perché non si discute mai di metropolitane di superficie, ad esempio la Roma Lido, perché non la trasformiamo in una metropolitana di superficie, si continua a spendere 600 milioni di euro per realizzare un'opera in cui i primi numeri a livello trasportistico quantitativo si stanno rivelando inefficaci. E vengo a un altro aspetto, la riduzione degli sprechi di ATAC che si dovrebbe fare. Qua ci sono delle persone, dei dipendenti della società milanese. Mi risulta che la società milanese abbia due dirigenti. Qua in ATAC forse qualcosina è stata fatta su questa cosa, però mi risulta che invece i soldi ci sono per mantenere 70 dirigenti. Dirigenti che guadagnano qualcosa come 100-200 mila euro a testa, con criteri di attribuzione della premialità, consente assessore, su questo dovremmo veramente incidere, che sono francamente ridicoli. Mi posso riferire anche alle consulenze esterne, forse sarebbe anche il caso di farne una su tutte, quella del sindaco Cassaldo, su cui ARAC però ha avuto 360 mila euro da riconoscergli, nonostante ci fosse il parere concorde in tre lettere del socio che diceva di non pagare. E se poi si continuano a dare consulenze esterne, noi su questo abbiamo anche fatto un'interrogazione, perché ci risulta che l'ufficio legale si continui ad essere impiegato per fare i contenziosi APA, che sono contenziosi persi, noi li portiamo fino in Cassazione a perdere, c'è una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che ci dà torto, eppure continuiamo ad affidare le cause principali esternamente, questo quantomeno a me costa, poi mi risponderà lei all'interrogazione che abbiamo fatto, e quindi continuiamo a impiegare tutto l'ufficio legale per fare sostanzialmente delle cause terze, mentre continuiamo a dare gli incarichi esternamente. Quindi alla fine finisce che facciamo efficientamento, assessore, come leggo dalle linee guida, efficientamento sul costo del lavoro, e quindi andiamo magari a imporre dei turni da 7,15 ore, oppure a non riconoscere la malattia, oppure a non riconoscere la 104. Quindi come al solito si fa cassa sui lavoratori, e qua parliamo di un'azienda di trasporti, come diceva prima Micaela, che su 12.000 dipendenti, e questo è un rapporto veramente assurdo, anche su questo non abbiamo visto per nulla, ha soltanto 5.800 autisti. 5.800 autisti che coprono il servizio con un 30% di straordinari, che mediamente non si prendono 100 giorni di ferie a testa, questi sono questi sono i numeri, e purtroppo la realtà è quella che stava detta prima, che magari molte persone non sono qui perché hanno dovuto piegamente contrattare un giorno di ferie col sindacalista di turno. Questo quando a me viene riferito, con 315 interinali che continuano ad essere tenuti a bagno, e alla fine di quest'anno molti di questi autisti andranno in pensione, e non risulta che ci sarà un ricambio. Perché non utilizziamo ad esempio quei 315 con un contratto collettivo nazionale che è fermo dal 2007? Altro che prendersela alla luce di questi numeri con lo sciopero del venerdì. Autisti che, come diceva prima Micaela, lavorano in condizioni indegne, costretti a fare i loro bisogni, come diceva prima, dietro una ruota del pullman, e con mezzi che sinceramente non sono manutenuti come dovrebbe essere. Le do solo alcuni dati. Dal deposito di Grotta Rossa, questa è l'ennesima interrogazione che gli ha fatto Stefano, risulta che ci sono su 450 vetture, 170 sono ferme. Quindi queste con indubbie ricadute tanto sul servizio e sul numero delle corse, quanto sulla stessa sicurezza degli autisti. Ora, e sinceramente, assessore, ultimo appunto che le faccio, se si comprano 700 mezzi nuovi, peraltro diesel, siamo ancora col diesel, se si comprano 700 mezzi nuovi, forse sarebbe il caso di sentire una rappresentanza degli autisti. Io non sono un tecnico, io non ho mai portato un'auto,
futuro forse sarebbe il caso di sentire gli autisti sulle caratteristiche tecniche che quegli autobus dovrebbero avere. Ecco, io assessore, a 2 anni di distanza, sinceramente, mi sembra che i numeri siano oggettivi, su questi aspetti non abbiamo visto luce, quindi io credo che o c'è un cambio di passo oppure ritorno al discorso che abbiamo fatto inizialmente, ci sembra che ci sia una chiara direzione verso cui si vuole mandare questa azienda, la direzione, parliamoci chiaro, della privatizzazione, e noi su questo veramente ci opporremo con le unghie e con i denti. Grazie.